Bentornati, bentornate a Sogni d'Oro, il podcast che esplora i sogni, le idee, le storie che si nascondono dietro ogni grande successo. Io sono David Pacavira e in questa puntata parleremo dei vari tipi di sognatori e sognatrici, sia ieri che oggi, e di come i sogni possono essere il motore del cambiamento, oppure diventare una trappola se non si traducono in azione. E questa è la grande fregatura di tanti, ma veramente tanti di noi. Quando pensiamo ai sognatori, immaginiamo persone che vedono il mondo in un modo diverso, con occhi pieni di speranza e creatività. Ma non tutti sono sognatori, sono uguali, e questo lo sappiamo. Alcuni usano i sogni come punto di partenza per trasformare il mondo, mentre altri restano intrappolati nei loro sogni, incapaci di fare il passo successivo. Qual è il tuo caso? Quanti sogni hai ancora sul cassetto? Quante idee hai avuto per realizzare e non hai fatto nemmeno il primo passo? Attento. Ecco, vi porto qui alcuni tipi di sognatori che magari potreste capire dove ti trovi e da questo partire. E se non ti trovi in nessuna di queste categorie, potremo comunque continuare a ricercare per capire come aiutarti a uscire dal tuo blocco. Tipi di sognatori. Il primo tra i più famosi è il sognatore visionario. Il visionario vede il futuro in modo che gli altri non riescono a immaginare. Steve Jobs, per esempio, è il cofondatore di Apple, disse una volta: quelli che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo sono quelli che lo fanno. Caraca. Questi sognatori hanno il coraggio di trasformare la loro visione in realtà. Ci vogliono sempre più pensatori visionari. Secondo pensatore, il sognatore è creativo. Artisti come Vincent van Gogh, l'uomo che ha dipinto tra i quadri più interessanti, ma è morto povero. Sognavano in colori vivaci, paesaggi surreali. Van Gogh disse: sogno i miei dipinti e poi dipingo i miei sogni. Questi sognatori sono ispirati dall'arte e dalla creatività e spesso cercano di portare la bellezza nel mondo. Il terzo tipo di sognatori, tra i più famosi, sono i sognatori sociali. I sognatori sociali sono motivati da un desiderio di cambiamento sociale e di giustizia. Un esempio più forte, più chiaro, più opportuno, mai come oggi, è Martin Luther King. Aveva un sogno di uguaglianza e disse: ho un sogno che un giorno questa nazione si alzerà e vivrà il vero significato del suo credo. I sognatori sociali trasformano le loro visioni in movimenti che cambiano il mondo. Come Martin Luther King, abbiamo avuto anche il grande sognatore indiano, Mahatma Gandhi. Eh sì. Ecco, il quarto tipo di sognatori tra i più famosi, tra l'altro, sono i sognatori pratici. I sognatori pratici sognano coi piedi per terra, trasformando le loro idee in imprese concrete. Thomas Edison, famoso sognatore, l'inventore della lampadina, affermava: il genio è per 1% ispirazione e 99% traspirazione. Ai ai ai. Questi sognatori lavorano duramente per rendere reali i loro sogni. E questo ci fa capire quanto non è solo sognare, è anche darsi da fare e mettersi in movimento. E questo podcast nasce proprio per questo, per motivarci ad agire, a cercare di realizzare il sogno che a lungo abbiamo già, insomma, lasciato nel cassetto. È il potere dei sogni. Vi porto una piccola visione così nei vari continenti, no? I sogni hanno significati diversi a seconda della cultura e del contesto. In Asia, per esempio, i sogni sono spesso associati alla spiritualità e alla saggezza. Nella mitologia cinese i sogni sono considerati un ponte tra il mondo umano e quello spirituale. E che dire invece in Africa? Io sono angolano, sono africano. In Africa i sogni hanno un significato profondo, legato alla tradizione e alla connessione con gli antenati. Eh già. In Occidente i sogni sono spesso visti come simboli di speranza e opportunità, ma c'è anche il rischio di restare intrappolati in sogni eterni senza mai agire.
Come disse Walt Disney, se puoi sognare, puoi farlo. Ma aggiunse anche, la via per iniziare è smettere di parlare e iniziare a fare. E quindi questo podcast nasce proprio per questo, inquadrare la situazione, le tue idee, le tue aspirazioni, i tuoi sogni, ma poi metterle in essere. Ragazzi, c'è un serio rischio nell'essere sognatori. Se i sogni restano solo nella nostra mente, diventano inutili. Possiamo rimanere bloccati in una spirale dei desideri senza mai fare progressi reali. Ecco perché è fondamentale tradurre i sogni in piani concreti e agire. In questa puntata abbiamo pertanto esplorato, no? I vari sognatori, le idee dei sogni, eccetera, ma pian piano su questo podcast parleremo dei rischi, delle sfide, no? Che tanti sognatori hanno affrontato lungo il proprio percorso. Inoltre discuteremo di come puoi trasformare i tuoi sogni in realtà, invitando e evitando le insidie e seguendo i passi giusti per il successo. Resta pertanto con me, David Pacavina, con le persone che poi pian piano entreranno a far parte di questa avventura per poter sognare insieme e realizzare. Stiamo giunti, questo è Sogni d'Oro, come trasformare le tue idee in successo economico, un podcast che nasce per condividere, che nasce per motivare, che nasce per camminare insieme. Stiamo giunti, buona giornata, buona caccia, successo in ogni ambito della tua vita. Dal libro della vita, bonus per te. Non smettere mai di sognare. Quando i sogni finiscono, la vita diventa un uccello con un'ala sola. Rumi, dall'antica Persia. Il più grande errore che si può fare nella vita è quello di avere sempre paura di farne uno. Confucio, dall'antica Cina. È un errore pensare che sognare sia solo per i giovani. I sogni sono per tutti quelli che sono determinati a cambiare la propria vita e il mondo intorno a loro. Nelson Mandela, dal Sudafrica, il grande Madiba. Va bene ragazzi, per oggi, per questa puntata, la seconda puntata di questo podcast è tutto, e grazie perché state seguendo, condividete, no? Cliccate like, condividete questo link, questi link, perché comunque possano essere seguiti, conosciuti, e così è un po' di forza in più per produrre ancora di più. Stiamo giunti, per chi balla ci si vede in pista.